Fine anno in allegria per il Cagliari, che riesce a cogliere il primo successo al Sant'Elia dopo 6 tentativi andati a vuoto. Un cross dalla destra di Fonseca, senza eccessive pretese. Sembra facile preda di Braglia, la palla ha però uno strano rimbalzo, sfugge dalle mani del portiere e finisce in fondo alla rete. Costernazione di Braglia e giusta soddisfazione del giovane attaccante uruguaiano. Com'è andata l'azione del gol? È stato un gol veramente raro, no? Perché io mai aspettava che potesse essere gol. Io ho fatto un cross tagliato, non aspettavo che questo potesse fare gol. Non so se il portiere ha tagliato, non lo so veramente. Diciamo che ha servito questo gol, anche non ha sito, diciamo, buono per vincere la nostra squadra, che non dà fiducia a noi, così possiamo continuare giocando tranquillo e con la mentalità di che possiamo fare questa salvezza, no? Si era al 9° minuto e al Genoa restava praticamente tutta la partita per recuperare, ma è ancora il Cagliari a rendersi pericoloso al 21° con Francescoli in splendida forma direttamente sul calcio d'angolo, e poi ancora con Fonseca al 41°, ma l'abile manovra del cagliaritano viene fermata in questo modo da Signorini. Pare il rigore, ma l'arbitro non ritiene di dover intervenire. In avvio di ripresa insiste il Cagliari, che potrebbe raddoppiare con Greco, inseritosi molto bene, ma al momento di concludere inciampa e la difesa genuana può liberare. La reazione dei Liguri non si fa attendere, vanno vicino al gol in diverse occasioni e al 7° minuto con Eranio, ma Jelpo sbroglia la difficile situazione. All'11° con Scurai, che spreca così un perfetto servizio di Anguilera. Poi al 13° con Onorato, ma l'ala sinistra sciupa banalmente anche questa opportunità. I cagliaritani protestano anche per questo fallo in aria ancora di Signorini ai danni di Fonseca, ma Frigerio ancora una volta privilegia l'intervento del difensore. Il finale è quasi tutto per il Genoa, ma il Cagliari, pur con qualche affanno, riesce a condurre in porto la prima vittoria della stagione. Legittima, anche se contenuta, la soddisfazione di Claudio Ranieri. Ma diciamo che aver conquistato 2 punti contro questo fortissimo Genoa ci riempie di soddisfazione, perché è stata una squadra ben messa in campo, che ha giocato molto bene. Certo, noi abbiamo forse oggi avuto quello che in altre circostanze c'era stato tolto, mi riferisco alla dea bendata.